Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare di un argomento piuttosto attuale, il fashion vegan. Ho usato questo termine preso dal titolo di un libro di Cruciani proprio perché in qualche modo, secondo me, ha della verità. I vegani oggi, in qualche modo, sono e rappresentano una setta. Credono di essere una nicchia, cercando di espandere comunque la loro idea, ma in qualche modo si comportano addirittura talvolta come dei veri fascisti. Cosa vuol dire fascismo vegan? Vuol dire che ognuno di noi è libero di mangiare, nutrirsi di ciò che più gli pare e piace. E non per questo, in qualche modo, facendo sentire o cercando di far sentire in colpa chi invece è onnivoro, chi mangia la carne. A mio avviso, la vera verità è che noi, come esseri umani, apparteniamo alla catena alimentare, di conseguenza dobbiamo aderire alle leggi della natura. Perché fascino vegan? Perché ho letto ultimamente un articolo che diceva che addirittura Hitler e molti nazisti preferivano la compagnia degli animali e trovavano più simpatici gli animali piuttosto che gli umani. Hitler stesso sembra sia stato un vegano, un vegetariano. Allora, si parte dal fatto che se noi facciamo parte di questa di questo universo, di questo pianeta Terra, in qualche modo facciamo parte anche della catena alimentare. Quindi io rispetto personalmente tutti coloro che scelgono di non mangiare carne ed è giusto rispettare chi non mangia la carne, ma queste persone, quindi i vegani, non devono nel modo più assoluto colpevolizzare chi invece fa uso di carne. Questo perché? Perché si crea davvero una situazione fondamentalista, cioè secondo me i vegani alla fine diventano dei fondamentalisti, perché in qualche modo vanno ad avere forme di razzismo verso coloro che mangiano la carne. Ora, a parte i motivi per i quali io mi dichiaro personalmente la pink onnivora, e penso onnivora con moderazione, nel senso che non sono certo una mangiatrice di carne, come si può dire, ossessiva, cioè nel senso che posso mangiare la carne, mi piace mangiare la carne, posso fare a meno di mangiare la carne e preferire talvolta altri alimenti. Ciò che secondo me è da tenere molto bene presente è il fatto che comunque quando si fa una scelta non bisogna mai cadere nella setta, non bisogna mai cadere nel o sei con me o sei contro di me, o fai come dico io oppure sei un assassino. Io personalmente non mi sento un omicida se mangio una bistecca e desidero, ma nello stesso tempo ho il diritto di non sentirmi accusata di essere un'assassina. Noi facciamo parte della catena alimentare, noi facciamo parte della legge della natura, benvenga. O benvengano tutte le persone che, a mio avviso, per scelta, e non solo per scelta, talvolta per salute, decidono di non mangiare carne, ma ognuno deve stare al suo posto e rispettare l'opinione, il pensiero e la decisione dell'altra persona. Invece,
ho notato un vero e proprio accanimento verso le per quanto riguarda appunto i vegani, verso le persone onnivore, le persone che si dichiarano in qualche modo carnivore. E a me è rimasto molto impresso, ero ragazzina, quando quella squadra di rugby è praticamente finita adesso non mi ricordo più dove era finita, comunque era finita tramite l'aereo che era praticamente caduto in non so che, non mi ricordo più in quale parte del mondo, dove i sopravvissuti hanno dovuto cibarsi praticamente di carne umana per sopravvivere. Ovviamente io in questo momento non sto dicendo che si deve mangiare carne umana, però l'istinto di sopravvivenza fa parte comunque dell'uomo. Quindi, anche un esempio così eclatante come la squadra di rugby, chi è sopravvissuto, chi è in qualche modo si è cibato di carne, no? Chi in qualche modo ha cercato di nutrirsi, no? Ovviamente non sono stati mangiati, non sono state ammazzate persone per essere mangiate, no? Sono stati mangiati i cadaveri stessi. Questo è comunque qualcosa di significativo, è qualcosa che noi non, a cui noi non possiamo opporci, che è lo spirito di sopravvivenza. Ecco, quindi poi non stiamo a parlare di tutte le teorie pro e contro la carne, perché ce ne sono poi innumerevoli, nel senso che senza ombra di dubbio veritiero il fatto che le proteine animali servono comunque all'uomo in qualche modo. Ecco, questo video per in qualche modo se vogliamo creare un patto di tolleranza, se così si può dire, tra i vegani, i vegetariani e i carnivori. Insomma, ognuno è libero di fare e di scegliere l'alimentazione che più gli piace, senza comunque dover accusare l'altra categoria. Con questo video è tutto, un bacio dalla Pinky.